Camilla ha dato gli ultimi ritocchi a una corona di ricordi in vista del giorno dell'armistizio. La duchessa di Cornovaglia, patrona di The Poppy Factory, ha visitato martedì le nuove strutture dell'organizzazione benefica Richmond upon Thames, a sud-ovest di Londra. Durante il fidanzamento reale, Camilla ha aggiunto un papavero finale alla corona che il principe Carlo deporrà al cenotafio la domenica della memoria. La duchessa ha anche completato una croce commemorativa su misura che collocherà oggi nel campo della rimembranza presso l'abbazia di Westminster per celebrare il giorno dell'armistizio. Camilla sembrava elegante in un vestito rosso che ha abbinato a stivali neri al ginocchio e una giacca per la visita. Durante il fidanzamento, la duchessa ha parlato con il veterano Chris Darling, che ha prestato servizio con le Royal Scots Dragoon Guards in Bosnia, Kosovo, Iraq e Afghanistan. Il signor Darling, che indossava un kilt blu scuro, ha dichiarato: "La duchessa ha detto che è stato bello vedere qualcuno che indossava un kilt". Camilla è stata accolta dal dipendente più longevo di The Poppy Factory, il 62enne George Forbes. L'organizzazione benefica lavora tutto l'anno per realizzare 120.000 corone reali e reggimentali. La duchessa ha detto: "È il tuo 43esimo anno, mio Dio, non c'è niente che tu non sappia di questo posto". Il signor Forbes, il cui padre ha servito con la RAF durante la Seconda Guerra Mondiale, ha detto al Reale che poteva fare circa 5 ghirlande all'ora, usando 28 papaveri per ghirlanda, parlando con i produttori di corone reali Paul Emerton e Peter Wills, che avevano un interprete. Camilla ha affermato di aver realizzato una bellissima corona prima di aggiungere il papavero finale e ha ricevuto un applauso. Il veterano della RAF Andrew Jones, che aveva servito per 14 anni, ha stretto la mano alla duchessa, ha detto di essersi trovato in un posto molto oscuro prima di ricevere supporto professionale da The Poppy Factory. Nell'area della produzione del papavero, Camilla ha aggiunto un petalo alla croce su misura adornata con il suo stemma reale, che deporrà all'apertura del 93esimo campo della rimembranza insieme ad altri 70.000.